Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Sono in ufficio, in pausa pranzo, che come al solito edito i video. In questo caso, l'episodio della carriera. Mi sono accorto, dopo aver registrato altri due episodi della carriera, che questo è stato il risultato. Guardate, l'immagine è perfetta, si vede radio. Ma si sente in una maniera veramente, veramente oscena, metallica. Non so se si sente, non so se si sente, no. Non si sente, vi faccio vedere magari la webcam. Non parlo mai. Eccolo. Questo è quello che si sente. Quindi vi farò un breve riassunto di quello che è successo in questo episodio e passeremo direttamente all'altro. In realtà è un episodio povero di emozioni per quanto riguarda il gol, ma tantissime occasioni da gioco. Infatti con la Lazio, per colpa di Consigli, nostro ex portiere, finisce 0-0. Guardate un po' le statistiche e capirete cosa sto provando. Anche col Pescara ho faticato abbastanza. Prima di trovare il gol mi ci sono voluti tantissimi tiri, ma poi Niang, dopo una bellissima azione, riesce a spaccare la porta con un tiro potentissimo. Quindi sì, anche un episodio che probabilmente non avrebbe avuto tanto successo, quindi passiamo direttamente a questo che è infinitamente più bello. Mamma mia, la semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter, due italiani che si sfidano per la coppa più importante europea e forse mondiale per club. Ma come al solito, prima di iniziare un nuovo episodio della carriera, passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali di Brailles, iscrivetevi dappertutto perché potreste essere salutati come Giuseppe Raffaeli, anche se c'è scritto Raffaeli Luca, Raffaeli. E ovviamente, che ve lo dico a fare, lasciate tantissimi pugni di pollice. Arriviamo almeno a 3000 like per questa incredibile sfida contro l'Inter. Ehi ragazzi, ci sono, sono a posto. Io direi di partire subito con i titolari, anche se Belotti e Rashford sono un pelo stanchi perché sono subentrati nell'ultima partita di campionato. Ma non ci interessa perché sono comunque carichi e pronti mentalmente per andare a prendersi questa partita. Dopo il Borussia ci tocca affrontare anche i nerazzurri e diciamo che fino adesso in Champions siamo stati bravi, abbiamo fatto un bellissimo percorso, molto meglio in Champions rispetto alla Coppa Italia e adesso ci possiamo giocare un double importantissimo, campionato e Champions League. Questo derby europeo che vede dall'altra parte del tabellone Bayern Monaco e Manchester City, insomma quattro squadre veramente particolari, con il Bayern unica favorita alla partenza per la Champions, Inter, Sassuolo e City sono delle squadre che hanno lottato e sono arrivate lì a giocarsi un sogno. E chissà che non possa essere tutto a tinte nero-verdi. Perché sono così bassi, Rashford? Fatti vedere davanti. Prendi la palla, ok. E poi servi ancora il tuo compagno. Ma questo è fallo, direttore. Perché non ce lo fischiano mai? Berardi, da fuori. Prova il tiro a giro. Ancora Berardi. Belotti, lo stop. E il tiro di Belotti. Calcio d'angolo. Prime occasioni per noi. Berardi chiama Sturaro. Sturaro la stoppa e poi la mette dentro per Marcus Rashford. Che si è già fatto male. Si è fatto male andando a saltare Rashford, che in questo momento è uno dei nostri uomini più in forma. E non mi sono neanche portato neanche in panchina, anche se era stanco anche lui. Mi tocca mettere il Papu Gomez. Papu Gomez, Berardi, Belotti. Mi tocca fare così per forza. Questa non ci voleva, cioè Rashford a un minuto dall'inizio che si fa male cadendo. Si fa male cadendo per il colpo di testa. Berardi, dentro. Così per Belotti che si appoggia a Papu. La sponda il tiro del Papu. Bella azione. Attenzione, è partito Icardi. Non lo riusciamo a fermare. Ancora Mauro Icardi. Gigio Donnarumma in calcio d'angolo. Gigio Donnarumma. Cosa si è inventato Banega? Cosa si è inventato Banega per Felipe Melo? Che adesso allarga. Su Joao Mario che può entrare in area. Può metterla. Marcato. Ancora Joao. Ancora Joao. Ancora Donnarumma. È una partenza incredibile. Scoppiettante da una parte e dall'altra. Delle grandissime occasioni da gol. E poi ancora l'Inter. Ancora Gigio. Attenzione al Papu che può far partire i suoi compagni che si buttano dentro come Pellegrini, che da regista comunque non disdegna delle offensioni offensive. E ci appoggiamo ancora lì. Berardi dentro per il Papu che non riesce ad andare al tiro. Attenzione, Berardi vede il taglio del Papu. È regolare. Gomez! È il Papu Gomez! E facciamo la Papu Dance in Champions League contro l'Inter nel derby tutto italiano. Entra al posto di Rashford ed è subito decisivo il Papu Gomez. Bailiamo tutti come il Papu. Incredibile, sta facendo dei gol allucinanti. Fortissimo, delle fucilate con il mancino. Mamma mia, non ho più la voce. Guardate, Belotti dentro per Berardi. Si stacca il Papu, non lo segue Santol e con il mancino si mette un gol capolavoro. 1-0 Sassuolo contro l'Inter, fatto con il più piccolo di tutti. È grande così, è tascabile, ma ci porta in vantaggio il semifinale di Champions. Mister, credici, è tutto vero. Ancora il Papu che dall'altra parte adesso chiama il pallone per andare al cross, almeno protegge la palla e serve i suoi compagni. C'è Zappacosta, Pellegrini, lo stop, il tiro di Pellegol.
Fuori di niente praticamente. Il gallo che la protegge, così, e serve Mimmo, e poi ancora Mimmo con un numero di magia la nasconde e poi la fa ricomparire esattamente sui piedi di Belotti. Ancora Berardi, chiede l'1-2 e poi si muovono un po' tutti. Allora serviamo il Papu che da fuori può stoppare e tirare. Handanovic la tiene così sulla linea. Dato che c'è un andato e un ritorno, il risultato non è fine a se stesso. Non dobbiamo prendere gol, anzi dobbiamo cercare di farne assolutamente un altro in casa. Ok, Belotti che la recupera e fa andare il Papu ancora, e poi bruttissimo fallo di Erkin dell'Inter, che probabilmente andrà a prendere il cartellino rosso. Anzi no, forse era Nocchia. Chi è questo giocatore? Stavamo andando in porta, vediamo cosa decide l'arbitro. Cosa dice? Niente. Cioè non gli dà cartellino? Stiamo scherzando? Ah, va bene, almeno il giallo. Almeno il giallo, no, pensavo nulla. Si butta dentro così, eccolo qui, il taglio per Berardi, che può arrivare dietro la difesa dell'Inter. La porta avanti, Berardi col mancino. Handanovic si supera, ci arriva ancora il Papu con un numero, serve ancora Baselli. La palla che rimane da noi, dentro per Berardi, la recupera il Tanghito. Che bella partita, ragazzi. Da una parte e dall'altra non ci siamo assolutamente risparmiati, ma non è ancora finita qui. Murillo che adesso fa il centravanti. L'Inter vuole segnare almeno un gol in questa partita. Ancora Nagatomo, ci fa piede perno. Nagatomo, il tiro, respinto. La palla ancora dei Cardi. Icardi, Icardi, il tiro. Fuori di niente. A saltare anche Handanovic, ma questi sono dei pazzi. È il 90° minuto di gioco. Dentro per Nagatomo. La palla che è ancora lì. Gary Medel, non riusciamo a rubargliela. Riesce a saltarci. Ancora Medel, ancora Medel. Sempre Medel, pericolosissimo Medel. Spaziamola e poi non c'è Handanovic in porta. Dobbiamo darla al gallo, non ci credo. L'ultimo stendardo dell'Inter ha retto. Rugani che allarga così Pellegrini e finisce qua 1-0. La prima partita di Champions, la semifinale d'andata, l'abbiamo sfangata con un gol del Papu Gomez. È un altro mese. Prima Bernardeschi, poi Rashford. Li stiamo perdendo tutti. E adesso c'è il Chievo, poi c'è subito ancora l'Inter. Cioè, mi tocca fare giocare Ragusa in questo turnover, perché Piazza diventa automaticamente un titolare e il Papu gioca anche da stanco. Questa è la formazione, un po' particolare in realtà. Me lo sento già che questa sarà una partita bruttissima, con un tasso tecnico bassissimo, perché non mi gioca praticamente nessuno di forte. Tutte le seconde linee, a parte Donnarumma che le sta giocando tutte. L'unico che può risolverla è Mbaye Niang, che ci ha già fatto vedere nell'ultimo episodio che dobbiamo puntare ancora su di lui. Locatelli, ancora dentro così per Niang, che può partire. Niang, può sterzare. Niang, se accentra il tiro, una cannonata, subito Niang. Mandragora, è il Papu che ci ha fatto godere solamente pochi giorni fa, può replicare. Ci appoggiamo così, Mattiello, ancora come contro il Bologna. Attenzione così, il Papu Gomez, dentro per Locatelli, che se la porta avanti il palo di Locatelli. Che sfiga subito. Tra l'altro siamo a 6 punti di vantaggio sul Napoli, quindi vincendo andremo a 9 e probabilmente vincendo questa siamo campioni d'Italia, ragazzi, eh. Probabilmente vincendo questa siamo campioni d'Italia. E allora vinciamola. Vai Locca, vai Telli, vai Locca Locca, Telli Telli. Il Papu, dentro così, per Mbaye Niang, che può spaccare la porta! Che gol ha fatto! Ha tirato fortissimo! Ma ce lo meritavamo. Abbiamo fatto un quarto d'ora di una spinta allucinante. Il Papu e Niang si trovano da Dio, sono gli eroi di questi ultimi episodi. Quando tutti i titolari sembravano stanchi. Ecco qua, che campone il 17 e il 19. E con un tocco sotto, disintegra la porta. Difesa al portiere del Chievo. Grandissimo Mbaye Niang. 1-0. E lo scudetto è sempre più vicino. Regalatemi uno scudetto, ce lo incollo qui sopra a caldo, lo cucio. La mette così, attenzione Birsa la stoppa e Donnarumma gli dice di no. Niang dentro così, ancora per Antonino Ragusa, che vuole andare e prova a liberare Locatelli. La taglia lì il capitano Magnanelli, tutti conelli, e poi Magnanelli dentro per Niang, che può cercare la doppietta. Ancora Mbaye, sempre dietro la difesa. Il Chievo non capisce mai questo movimento e si appoggia con il tacco. E c'è Locatelli che si appoggia ancora una volta dietro per Mandragora. Apriamola tutta dietro la difesa. Il Papu si appoggia ad Antonino e poi dietro per Niang, che la può prendere, la può stoppare. Tanto sei in aria Mbaye. Ancora Mbaye, prova a saltarli tutti. Riesce a mantenere il possesso della palla. Niang, il Papu, dietro la difesa per Antonino Ragusa, che la calappia e poi la mette dentro per Locatelli! Il gol più facile, l'azione più bella, 2-0 del Chievo, sul Chievo del Sassuolo, non ci sto capendo più niente. Dopo un 1-0 in semifinale di Champions contro l'Inter, adesso lo scudetto è vicinissimo. Stiamo per concludere qualcosa di bellissimo con questa seconda stagione al Sassuolo. E la mettono dentro quelli del Chievo. Non ci stanno a perderla così, Madonna Rumma. D'altronde non vuol perdere neanche lui.
È il Papu Gomez, Mattiello, che crossa così sul secondo palo. Non so chi abbia tirato quella fucilata di testa. Zappa Costa, dentro per Magnanelli, si appoggia Mandragora, dentro per il Papu, che può liberare il tiro e fare il suo secondo gol in questo episodio. È il 90esimo, ragazzi, stiamo solo aspettando il momento giusto del fischio finale per vedere se è ufficialmente tricolore per il nostro Sassuolo alla seconda stagione. E finisce qua, vediamo se esultano in maniera incredibile. Entrano tutti in campo, ma potrebbe essere solamente per la vittoria. Attenzione, con calma. No, mi sembrano un pochino scarichi per essere la festa scudetto del Sassuolo. Ancora una volta non voglio fare gli allenamenti perché non voglio stanchiare in alcun modo. Magari non è neanche vero che si stancano, ma non ci voglio pensare. Adesso c'è l'Inter e poi c'è l'ultima con la Samp. Ma ragazzi, dovremmo essere davvero campioni d'Italia. Sapete benissimo che io non ho mai fatto una carriera se non quella con la Samp e non sono mai riuscito a vincere lo scudetto. Quindi questo potrebbe essere il mio primo tricolore da palmarès di allenatore. Voglio vedere come funziona. Magari festeggiano solo alla fine. Vediamo il nostro calendario, vediamo la nostra Serie A. 37 partite giocate e siamo campioni d'Italia. Probabilmente da un secolo non ce ne siamo accorti. Abbiamo vinto lo scudetto con il Sassuolo. Quindi adesso preoccupiamoci solamente della partita con l'Inter di ritorno in Champions League e dell'eventuale finale, più ovviamente l'ultima partita del campionato, ma non ce ne frega niente. Sassuolo, campione d'Italia! Che gioia, che soddisfazione incredibile, ragazzi. Che bello, che bello, che bello, me lo davvero, lo mettiamo qua, lo mettiamo qua. Mi sono tolto un peso incredibile. Avevo paura di perderlo questo scudetto. Berardi ancora che vuole l'ingaggio. Certo che prima della semifinale di ritorno in Champions Berardi potresti stare zitto. E ringrazio tutti quelli che mi hanno spiegato che per rinnovare il contratto Berardi mi ero dimenticato dovevo andare su questa finestra. Adesso vediamo se è vero. Esattamente, quindi possiamo dargli quello che vuole, anche qualcosina di più. Altri 3 anni, 85.000, bonus gol 5%, ruolo chiave prima squadra. Vediamo. Forza Sassuolo, campione d'Italia.